squadra che con un po' più di ritmo, di intensità, soprattutto con la difesa a 4 senza Mancini, la Roma gioca meglio a livello di. È una squadra più propositiva, no? Dove ci sono giocatori che si inseriscono di più, Shaarawy a sinistra, Zaniolo a destra con grande gamba, Pellegrini l'unica cosa secondo me bisogna inserirlo in un contesto tattico perché ancora gira troppo a vuoto in mezzo al campo e secondo me deve stare più vicino a Abraham senza girare per tutto il campo e cercare di inserirsi nello spazio creato dal centravanti che viene incontro. Abraham un pochino più positivo, ha fatto un bel gol, soprattutto lo scambio, una bella giocata, l'ho visto un po' più brillante, anche se ragazzi, bisogna dire che questi erano veramente scarsi. Per quanto riguarda la difesa, bisogna ancora un po' registrarla a 4, ma è normale, no? Non puoi subito avere dopo che sei stato abituato per tanto tempo a giocare a 3. A 4 comunque cambiano delle cosette e va registrata. Però tolto il secondo tempo dove ci sono stati i cambi, dove è entrato un giocatore che è improponibile, che è Kumbulla, che fa una cazzata incredibile sul calcio di rigore avversario e poi loro se lo mangiano perché proprio erano proprio pippe veramente, dove ci regalano il terzo gol, un'uscita dal basso improbabile e la Roma vince 3-0 quest'ultima amichevole. E niente, l'ultima amichevole prima della partita vera che è Roma-Bologna. Spunti interessanti, Cristante in panchina, Mancini in panchina. E niente, allora ragazzi, tanto lo so che volete sapere tutto quanto. Io tutto non ve posso dire, tutto non ve posso dire al 100%, però mi sento di dire una cosa. Allora, io ho fatto le crociate, i Cesaroni mi hanno tolto i follower, intanto si sono incazzati. Io sono all'incirca ormai quasi 3 anni che parlo di Mancini e Cristante che non sono giocatori da Roma, o almeno non possono essere i leader da Roma, non possono essere i titolari da Roma e che Pellegrini, che è un bel giocatore, un buon giocatore, io non lo vorrei vedere Zidane, ma lo vorrei vedere Pellegrini nella mia Roma. Se vedo Zidane Pellegrini fare Zidane, è una cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra e ridimensiona la Roma. Credo di sapere tramite delle persone, non posso far nome e tutto quanto, che Mourinho forse si è reso conto che sti giocatori sono un tantinello sopravvalutati. Sono un tantinello sopravvalutati sia a livello calcistico, ma sia a livello anche caratteriale. Lui è rimasto molto deluso, Mourinho, dopo la Conference League, soprattutto dell'atteggiamento dello zoccolo duro che lui si aspettava una crescita da parte di questi giocatori qua, invece c'è stata un'involuzione, ma l'involuzione anche a livello caratteriale, qualcuno forse si è pure un po' montato la testa. E niente, ragazzi, io credo che Mourinho e questi giocatori, qualche cosa, io credo che qualcosa sia cambiato fra di loro e qualche pensiero di Mourinho nei confronti di questi giocatori sia cambiato. Ma aspetto qualche giocatore di questi in panchina, non dico Pellegrini, ma Mancini e Cristante il giorno di torno me li aspetto in panchina, a meno che poi continuiamo con gli infortuni. E il problema è che Mourinho ha fatto un errore di valutazione, però ci sta, nel senso ci sta. Lui è venuto a Roma, la società, nel nome di Tiago Pinto, non so Friedkin, però nel nome di Tiago Pinto sicuro, credo che gli ha presentato Mancini, Pellegrini e Cristante come bravi ragazzi, grandi professionisti, giocatori di personalità e tutto quanto che tenevano il gruppo, e invece poi
E lui logicamente ha dato fiducia a questi ragazzi qua. E poi alla lunga forse Mourinho, che ha allenato i giocatori veramente forti, i giocatori veramente di personalità, veramente i fuori classe, quelli veri, non quelli finti e tutta fuffa. La fuffa la potete raccontare, l'avete potuta raccontare ai ragazzini. Perché poi io parlo, quando parlo con i tifosi di carità per strada, no, ma anche amici miei che hanno l'età mia o so più grandi, la pensano tutti allo stesso modo. Purtroppo ci sono tanti ragazzini che magari i giocatori veri non li hanno visti e hanno come idoli Pellegrini, Mancini e Cristante, e se pensano che i giocatori forti, de personalità veri, sono questi. E questi non sono, ragazzi. E Mourinho credo che se ne è reso conto, e soprattutto è stato molto, è deluso, ragazzi, è deluso da questi giocatori. E io dico una cosa, sono contento, vi dico la verità, meglio tardi che mai. Purtroppo sono stati fatti danni perché questi giocatori non si possono mandare via, ragazzi. Come fai a mandare via un giocatore come Mancini che guadagna 2,8 più 1 de bonus? Chi lo prende? No, non lo prende nessuno. Cristante, chi lo prende? Nessuno. Pellegrini, gli abbiamo dato sto ruolo da Zidane anche con l'ingaggio. È tosta adesso ridimensionarlo. Io credo che anche loro tre forse se sono un po' offesi e se sono rimasti male, credo, è un mio pensiero, non è una mia notizia. Anche dell'importanza che ha dato Mourinho a Dybala, però invece di essere contenti che c'è sta un giocatore veramente forte a livello tecnico che ci fa vincere le partite, sta cosa magari potete essere un pochino, capito, un po' gelosi di questo giocatore che Mourinho dice che senza Dybala a Roma non è cazzo, o è poco e niente, non va bene. Conta il bene della Roma, non l'ego personale. Io credo che vedremo un Mourinho diverso nel giorno di ritorno. Io non credo che andrà via a gennaio. Secondo me non va via a gennaio. Se accetta il Portogallo, cosa che non so veramente, che se c'è una trattativa col Portogallo, se accetta il doppio incarico, ragazzi, io non credo che la Roma possa dar il doppio incarico a Mourinho, cioè o si mettono d'accordo fino magari a giugno, oppure magari Mourinho gli dice sì al Portogallo, il Portogallo per 6 mesi, magari, che ne so, la fa allenare all'allenatore dell'Under 21 e per 6 mesi vanno avanti così e poi Mourinho va via. Che Mourinho rimane il prossimo anno io non so convinto, ma non so convinto perché ci sono queste situazioni qua. Ci sono queste situazioni qua che non sono per niente facili, perché ci sono questi giocatori che è difficile comunque ridimensionare. Ci sono altri giocatori anche, oltre a questi, per carità, ma questi sono l'emblema, no? Essendo i giocatori simbolo di questa squadra, no? E non lo so perché poi Mourinho chiederà sicuramente il mercato, si chiuderà ambizione Frecchin, e qui abbiamo il fair play finanziario, i 4 anni di Paletti con la UEFA, abbiamo tutte queste cosine qua. Non so se i Frecchin riusciranno ad accontentarlo. Mi sembra difficile, secondo me, a giugno in questo momento, se mi dovete chiedere una percentuale, non ve la do, però per me è più che va via che rimane. Per un pochino le notizie che sono, non sono i miei pensieri, è un po' di notizie che ho preso qui e lì. Però c'è sta stagione che Mourinho sicuramente finché rimarrà nella panchina della Roma vorrà far bene, perché è uno che vuole sempre vincere, è un professionista e vuole lavorare per fare proprio questo qui, no? Adesso rientrerà Wijnaldum, credo che per fine gennaio sicuramente sarà a disposizione e potrà giocare già le partite con la Roma, non a inizio gennaio, ragazzi, datemi retta, inizio gennaio non può essere, ragazzi, perché ha bisogno di fare un periodo di gruppo, non un gruppo, diciamo così, deve allenarsi con la squadra facendo le partitelle per almeno 2 o 3 settimane di seguito,
partitelle dove fa contrasti, dove c'è il ritmo partita, ma ci vuole, ragazzi, ci vuole. Perciò io credo che per fine gennaio sicuramente Wijnaldum sarà disponibile. Calciomercato bisogna vedere ancora, ma Frattesi, non Frattesi, io credo che Frattesi è l'obiettivo numero uno di Diaco Pinto, sì. Se mi dici di per gennaio, ragazzi, a me mi sembra difficile, dovrebbe fare un gran favore il Sassuolo alla Roma, non l'ha fatta ad agosto. Farlo a gennaio mi sembra difficile, però che ne so, mai dire mai nel calcio, mai dire mai, ragazzi, ci può sta pure che viene convinto il Sassuolo e te faccia un favore, perché a Roma 15 milioni di euro non può spenderli a gennaio, a meno che non vende giocatori. Ma adesso chi ti dà 15 milioni fra Shomurodov, Gasdorp e compagnia bella? Comunque una notizia che vi posso dare: Gasdorp è in vendita, ragazzi, cioè, anche se ha giocato oggi, Gasdorp è in vendita, c'è un mandato che hanno dato a un intermediario per vendere proprio scusate, porca miseria, per vendere Gasdorp. Ragazzi, la situazione è questa. Io adesso non lo so quello che succede, però vi dico, Mourinho ha cambiato di certo la sua opinione su questi giocatori, Pellegrini, Mancini e Cristante. Poi, se qualcuno mi smentisce, io, ragazzi, che vi devo dire? Io sono sicuro di quello che dico, se no non lo direi. Purtroppo non è che posso dire chi mi ha detto e a quello gli hanno detto un privato che lo ha detto, no, non lo so. Però credo che sia cambiata l'opinione su questi tre giocatori. Forse io so qualcosa che ancora va più là di questa cosa, ma me la tengo per me, giustamente. Perché no, ma non è che ci stanno spie, ragazzi, non ci stanno spie, ragazzi. Non ve lo posso dire, ma non è una cosa di spie, è una cosa fatta uscire, credo proprio da... Ragazzi, non mi fate dire, perché poi ho pure paura, ragazzi, qui un attimo, magari prendi una querela perché sbagli a parlare. No, ragazzi, io vi dico, a me risulta che sono cambiate le opinioni da parte di Mourinho su questi tre giocatori e forse anche per questi tre giocatori da parte di Mourinho, non lo so, poi vediamo in futuro come si evolveranno le cose, se magari quello che succede, vediamo, tanto il futuro, ragazzi, è lì, è imminente. Io, sapete, non ho mai preso in giro nessuno, se dico una cosa la dico sempre con cognizione di causa perché la so, non me va di dire cazzate. Mi documento, mi informo, incrocio, faccio e vi dico, se dico una cosa del genere è perché la so, ripeto, ci sta. Io sono contento, meglio tardi che mai. Io credo che se Mourinho se ne accorgeva prima, almeno io una cosa imputo a Mourinho, non il gioco, non me ne frega manco un cazzo. Io imputo una cosa, che quando è arrivato a Roma, uno che allenato i giocatori top e veri, non si doveva fare buggerà da questi giocatori mediocri, non lo doveva fare. Non è che non gli ha perdono, però non lo doveva fare, perché uno così, ragazzi, Pellegrini, Mancini e Cristante, e leader Smalling, Mkhitaryan, stanno Dybala, ma che dorma a giocatori che non hanno mai fatto un cazzo in carriera, che comunque sono mezzi giocatori, ragazzi. Ma Roma va data man mano ai campioni, io, ma i campioni veri, ma non i campioni che fanno, parlano nello spogliatoio, fanno che chiacchiere e tutto. A me me lo di far vedere in campo che siete forti, me lo dovete far vedere in campo. E tante volte non me l'avete fatto vedere. Pellegrini nelle grandi partite sta più per terra che in piedi. Mancini, lasciamo perdere. Vogliamo vedere il gol che ci ha fatto prendere Mancini in 4 anni, ragazzi. Ci ha fatti prendere 50 minimo. 50, una cosa scandalosa. Che
Cristante che si impegna, l'unico che comunque, per carità, fra Pellegrini e Mancini, pensate un pochino, quello Cristante è quello che messa, ma Cristante, ragazzi, non è un giocatore che può far titolare in Roma forte, ragazzi, può essere il primo cambio a centrocampo, ma questo è il leader della Roma, il leader da Roma è Pellegrini, Cristante e Mancini, è una follia. È una follia, almeno secondo la mia opinione, che voglio una Roma forte. Poi se qui non ci frega un cazzo e basta che Lollo, Buffi de Roma, tutte queste cazzate qua, vi accontentate questi giocatori, vedete che sono 4-5 anni che con questi giocatori il campionato facciamo pena. E se vinciamo la Conference League, io dico che ha vinta veramente, o dico sempre, secondo me è stato Mourinho che gli fa vincere la Conference League a sti ragazzi, che sta Conference League, diciamo, era una coppa che si poteva vincere e l'ha fatta vince lui, ma il campionato abbiamo fatto che non siamo mai competitivi da quando ci sono questi giocatori qua, e questi giocatori qua vanno cambiati, e credo che Mourinho lo ha capito. La Roma diventa forte se Mancini va in panchina, se Cristante va in panchina e se Pellegrini fa Pellegrini. Quante volte mi avete sentito dirlo su sto canale qua? Un miliardo di volte mi avete sentito dirlo, e lo dico sempre col cuore in mano, perché voglio bene a Roma, perché voglio bene ai tifosi da Roma, perché voglio che i tifosi da Roma godono come gli altri tifosi, e no che devo farsi pià per culo sempre. E ci vogliono i giocatori forti, ci vogliono i giocatori forti, i giocatori come Dybala, Smalling. A me mi sentite mai di qualcosa con Dybala, Smalling, quell'altro? Io voglio giocatori di livello, Dzeko, Mkhitaryan, questi sono giocatori di livello. Ma ragazzi, ma stiamo a scherzare davvero? Ma noi, a Roma è una squadra Wijnaldum, ma è una squadra di livello importante. Questi si sono presi la Roma in tre, si sono presi la Roma, si sono presi la Roma, fanno il cattivo, il bello e il cattivo tempo. Dentro lo spogliatoio dopo Roma 6-1, ve l'ho raccontato, hanno chiuso tutti dentro, ragazzi, ma non esiste, però ma che cazzo siete? Oh! Ma che cazzo siete, oh? Ma che cazzo siete, giocatori di personalità? Ma de che? Ma de che se sono giocatori di personalità? Di che cosa? Che cazzo avete fatto in carriera per essere giocatori di personalità? Avete giocato ai Champions League? Che cosa? A Roma a livello alto? Vi siete spostati a Roma con che? A fare i lecchini? A fare queste cose qua? Poi ragazzi, non mi fate di tutto, perché sennò veramente diventa casino. Ma questi si sono spostati dello spogliatoio da Roma e non esiste. E meno male che spero, meno male, da quello che so, almeno credo che Mourinho lo abbia capito finalmente. E forse ne ha capito Thiago Pinto prima, che gli doveva rinnovare. Perché se gli rinnovava fra poco andava una scadenza di contratto. Non te dico Pellegrini, ma quell'altro andava una scadenza di contratto, quest'altro anno. Via! Via! Oppure ti do 1,5 milioni d'euro. O 1,5 milioni, fammi vedere quanto sei da Roma. 1,5 milioni d'euro. Non vuoi 1,5 milioni d'euro? E sti cazzi! Te ne vai, io ti lascio col contratto così, comprarti i giocatori più forti e te ne vai a fanculo! Ma te ne vai a fanculo, ma che ce faccio con sta gente? Pellegrini lo devi rinnovare sta scadenza, a me va bene, a me va Pellegrini, ragazzi, a me, io non lo dico così, per me va bene, io non posso vedere Pellegrini che corre in mezzo al campo ormai. Cerca solo le giocate di fine, quello non posso vedere, ragazzi. A me, per me, Pellegrini è un giocatore bravo se non fa Zidane. Se fa Zidane diventa una pippa, anche Pellegrini, secondo la mia opinione calcistica, diventa una pippa. Se fa Zidane, se fa giocatore, il bel giocatore è un bel giocatore. Se fa centrocampista, si mette con umiltà. Sta fascia da capitano ogni volta mi pare che è una cosa. Mettete a fare l'umile. L'altri due giocatori, ragazzi, sono giocatori da panchina. Non accettano la panchina, volete fare i leader? E allora andate via. Se volete rimanere a Roma, rimanete con ingaggio di 1,5 milioni d'euro, 1.800.000 euro, e vi mettete a disposizione. State in panchina e se vi voglio far entrare, vi faccio entrare. Questo doveva essere. E questa è la cosa che io mi incazzo principalmente di Mourinho da quando è arrivato a Roma. È perché non ha capito prima sta situazione qua, che io, porca miseria, invece sto a mangiare fegato da anni, sempre perché voglio una Roma forte, voglio una Roma, io non me voglio incazzare.
Io non mi voglio fare le live, voglio fare i video YouTube, voglio sempre ridere. Io non mi sono rotto il cazzo a incazzarmi. Io mi sono rotto il cazzo, però siccome mi sono messo un microfono in mano, io faccio comunicazione, non faccio il tifoso è dentro di me, ma io qui devo fare comunicazione. E se so le cose poi ve le devo riportare, è come i giornalisti, e che faccio? Me le tengo per me? Io lo devo dire a voi e io lo dico, io lo dico. Io lo dico, ho saputo questa cosa e te lo dico. Perché non è che faccio il male da Roma, perché faccio il bene vostro che pure ve lo dico, ma io faccio comunicazione. E bisogna dire le cose come stanno. Come bisogna non leccare sempre il culo. Dagliale non lecca il culo a nessuno. Dagliale andrà sul cazzo ai giocatori da Roma, se qualcuno conosce, che qualcuno che magari ai dirigenti. Fa sul cazzo a tutto. Ai tifosi. A me non me ne frega un cazzo, io Lecchino non ce so, io la mia fascia viene prima di tutti, perciò io dico quello che penso, quello che so, lo dico chiaramente, è inutile. Poi ragazzi, i leccaculo stanno tutti da altre parti, qui li trovate, a me me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo, veramente ragazzi. Allora.